Il teatro dell'Oratorio di Bolognano è chiuso da ormai parecchi anni a causa della sua inagibilità. Il nuovo parroco Don Franco ha voluto prendere in mano la situazione e verificare in che modo la struttura, di proprietà della parrocchia, possa essere rimessa in vita e restituita alla comunità quale luogo di incontro e aggregazione. Quindi oggi ha chiamato a raccolta i soggetti che in qualche modo possono contribuire alla ristrutturazione del teatro. Presenti il sindaco Betta, il vicepresidente della comunità di valle Carlo Pederniana, il comitato di partecipazione Oltre Sarca, i referenti della comunità pastorale. Un confronto positivo che ha gettato le basi per iniziare il cammino che possa far rinascere il teatro dell'Oratorio di Bolognano. Oratorio di Bolognano, quale sarà il suo futuro? Bella domanda. Le stiamo cercando adesso una prospettiva che sia però realistica, perché la parte attuale non è a norma, era adibito esclusivamente a teatro, ciò che adesso non si può più fare per il discorso di spesa. Allora si cerca di ridurre il più possibile il costo creando una sala multifunzionale che per la comunità dell'Oltre Sarca, non solo di Bolognano, perché Oltre Sarca comprende Masone, Vignole, Prato Saiano, San Martino, sarebbe una cosa utile e direi quasi necessaria. Ecco, adesso si sta cercando di creare un comitato ad hoc, studiare bene la situazione per pianificare un programma futuro, però nel breve termine, non nell'immediato ma neanche illo tempore. Vedremo cosa potremo fare. Un oratorio serve anche per fare comunità, una necessità che la comunità dell'Oltresarca avrebbe bisogno. Sì, estremo bisogno, per questo abbiamo pensato di partire con un gruppo strettamente parrocchiale, ma allargando l'orizzonte a tutta la realtà, al bacino dell'Oltresarca, coinvolgendo in particolare il comitato dell'Oltresarca, appunto. Ecco, pensando che la prima cosa importante è riattivare tutta la faccenda, facendo sentire l'importanza della cosa a tutta la popolazione, non soltanto agli organi strettamente ecclesiastici, ma che sia la gente che senta l'importanza e la preziosità di questa struttura che veramente manca a tutta la zona. Fra l'altro in questi ultimi anni ho avuto abbastanza vicende in Val di Non con il cinema teatro parrocchiale di Corredo. Mi tocca ancora continuare in tema di teatri con un altro territorio, comunque vedremo di mettercela tutta, di portare fino in fondo così il percorso. Si possono gettare le basi per un futuro per l'oratorio di Bolognano? Beh, credo che con l'arrivo di Don Franco sia arrivata energia nuova, è un parroco tosto, perché comunque insomma una delle sue grandi passioni con cui condivido anche un po' è la corsa, quindi credo che per l'oratorio di Bolognano ci siano tutti i presupposti per rilanciarlo, quello che è stato negli anni passati, un oratorio che era molto vivo, di una comunità che è viva, che ha persone che hanno voglia di fare, e quindi credo che oggi c'è un punto di partenza per ripartire con l'oratorio di Bolognano. Chiaramente si parte sempre prima dalle risorse umane, poi le economiche le troveremo.